Nell'episodio precedente, dopo aver recuperato il pupazzetto tarocco cinese dell'Uomo Tigre, Pierugo e i suoi amici sono ritornati alla loro base, dove Giovannino Cessoidi, in arte Tamarrus, è diventato un membro ufficiale degli eroi prezzolati. Mi ricordo molto vagamente di quel Gennaro Caccoscimmia, ma tu sei stato coraggioso nel tentare di affrontarlo. Mi piacerebbe vederti in azione in una prossima missione, ma per ora non posso, perché devo prima ritornare all'inferno e interrogare Adelfo Guidobaldi. Non è che per caso vuoi venire anche tu? Io? All'inferno? Come se avessi accettato, ma... Ma sì, tanto non potresti nemmeno. I viventi non possono attraversare l'aldilà. E tu come fai allora? Io ho ricevuto il permesso da Dio. E così Pierugo si teletrasportò di nuovo all'inferno, dove, esattamente come l'altra volta, venne accolto dal Caronte. Sei ancora tu! Mi ricordo di te! Eri già venuto poco tempo fa! Già, sono venuto a incontrare sempre lo stesso peccatore. Beh, la strada ormai la conosci. Pierugo! Adelfo, cosa cavolo stai combinando? Sono un peccatore e siamo all'inferno. Cosa diavolo pensi che stia combinando? Mi stanno torturando. Ehi, ti avevo già avvisato che qui non si può pronunciare il nome del principale invano. Alla terza infrazione vado a chiamare Giampiero Galeazzi, anche se oggi non è martedì, eh? Ad ogni modo, credo che tu sappia molto bene perché sono qui. Vuoi che ti dica che fine ha fatto il tuo pupazzetto tarocco cinese di gomma tossica della donna tigre, presumo? Esattamente. Purtroppo non ho buone notizie. Cosa? Non mi riesce proprio di ricordare dove sia. L'ultima volta che l'ho visto mi pare sia stato al festino che avevo organizzato con alcuni amici. Poi il vuoto totale. Ma com'è possibile? Se proprio vuoi saperlo, quella volta mi sono beccato una sbronza colossale e sono rimasto svenuto per diverse ore. Tanto che tu mi hai perfino distrutto l'ultimo piano del castello e io nemmeno me ne sono accorto. Ah già! A questo festino c'erano alcuni personaggi influenti e VIP di mia conoscenza. Regolarmente ci ritroviamo a casa di ognuno e ci ubriachiamo a bestia, non lesinando sui fiumi di whisky pregiatissimo e le vagonate di baldracche di superlusso, alla facciazza di tutti voi poveracci. Quindi? Il massimo che posso fare è elencarti tutti i presenti. Magari è stato qualcuno di loro ad impossessarsene. Fuori i nomi! Allora... Oltre a me c'era lo sceicco Panin al Salam, che presumo tu abbia già conosciuto. Poi c'erano anche il mago Tontulus, Donald Trump, Kim Jong-un, Don Cristiano Clericiance e Ulrico Barbatosta, il capo dei vichinghi padani. Poi avevo mandato l'invito anche a Piero Chiambretti, in quanto re dei nani, ma stranamente non avevo ricevuto risposta. A proposito di Mago Tontulus, vuoi dirmi perché quando gli ho riferito la parola che mi avevi detto di digli è impazzito ed è volato via? Uè, dici la verità, altrimenti ti becchi una forchettata nelle chiappe. Non ne ho la più pallida idea, davvero, a volte noi tutti lo prendiamo in giro perché lui non è capace di dirla, magari si è offeso. Non mi sembrava affatto offeso, mi sembrava parecchio incavolato e determinato. Non so cosa dirti. Diciamo che ti credo, anche perché mi pare di capire che il nostro demonietto qui, in caso tu stia raccontando una delle tue solite storielle, sarebbe pronto a inforchettarti il deretano. Ma che cosa dovrei fare allora? Trova quelle persone e prima o poi troverai quella stramaledetta donna tigre. D'accordo. Prima di andarmene però, devo provare a fare una cosa. Ehi, ma non succede niente! Qui non si sta ghiacciando proprio niente! Lo sapevo, indistruttibili scudi del dragone, lame agghiaccianti, la ripresa economica dell'Italia nel 2018, la maggior parte delle leggende sono una marea di cazzate! Nel frattempo, non molto lontano dal vulcano Etna dove al momento si trovava Pierugo, mancano ancora due importanti tasselli al mosaico e sono due persone che tu dovrai trovare e condurre qui! Chi sono? Il primo si chiama Oreste Mincullo, ma è conosciuto anche col nome di Profeta d'Acciaio. E l'altro si chiama Necrozio Porta la Sfiga. Il secondo non lo conosco. È un negromante, capace di evocare i morti. Le sue capacità e le tue, unite in battaglia, ci saranno molto utili. Quando devo partire? Immediatamente. Non c'è ragione di perdere altro tempo.
Molto bene, i tempi ormai sono maturi. Quest'epoca di peccatori è giunta alla sua fine e presto il mondo conoscerà l'Armageddon. I testimoni di Geova avevano sbagliato le loro previsioni di circa 1500 anni. Che cosa starà tramando il temibile Don Cristiano Clericiance? Lo scopriremo nella prossima stupefacente puntata. Ma prima di chiudere, un saluto a Stefano Cagnazzo, che ha ideato Necrozio porta la sfiga, che vedremo prossimamente. Ciao!